l'esperto, uno se lo può fare anche con i conti alla mano, anzi con i conti alla serva viene meglio. Lo studio di fattibilità vuol dire quante aggregazioni riusciamo a fare di tipo monadico, cioè che stanno in piedi da sole e che possono avere un orientamento, un pensiero, una direzione che si confà all'orientamento generale. Allora, gli orientamenti generali servono, come dire, a dare la suggestione giusta, però poi nell'applicazione bisogna andare così, se no poi qui fra un anno saranno in due. Queste qua sono cose che per dire io le ho radicate da dentro, da molto prima di conoscere Zeitgeist, quindi secondo me non è una cosa che ha... Però aspetta, che cioè usiamo un microfono, se no siccome abbiamo già più di 30 persone che stanno guardando non ci vedono più. Cioè, sono queste due parole? Sì, sì. Scusa, posso? Dimmi, sì? Posso... Sì, sì, vieni qua. Ok, breve, vai. Poi non parlo più, vi volevo soltanto far presente che io faccio anche, mi occupo di studi antropologici e mi interessa molto la biologia molecolare e quant'altro. Ora, nella prossima, diciamo, nel prossimo futuro, ma relativamente immediato, si paventano, qualcuno perlomeno paventa, c'è un tizio che si chiama Enrique Velasquez, che si può andare a vedere il suo video sull'altro giornale alla voce filmati, che parla di evoluzioni dell'uomo, cioè dal passaggio da Sapiens Sapiens in poi, dovuto appunto alla tecnologia. L'ho pubblicato io nel sito, è su TED. Su TED? È una delle conferenze. Sì, di sì, sì. Okay. Sì. L'ho già linkato nel sito. Perfetto, per cui da lì in poi, se andiamo a parlare poi di ipertecnologia, sicuramente nel prossimo futuro forse ci venderanno qualche altra cosa, ci venderanno un'evoluzione, adesso forse sto facendo fantascienza, ma non so quanto sia poi... Sì, cioè adesso dovremo... Lo so che abbiamo fatto tanti discorsi, però dovremmo cercare di focalizzare l'attenzione su il prossimo futuro e sull'organizzazione... Ma questo credo che sia importante, perché se vado a variare i tuoi valori già su un'altra cosa, non ti posso più vendere l'energia che c'è adesso, perché ti vendo qualche altra cosa, perché quella che tu hai te la puoi costruire e averla da solo va anche a intaccare il sistema attuale di valori, per cui avremo un altro problema. Forse corro troppo e vado troppo avanti. Però, sì, cioè, ho l'impressione che stiamo correndo molto con la testa, invece dovremmo cercare di essere un attimino più pratici e più realistici. Ok, e... allora io mi... No, non voglio zittirti. No, vabbè, che c'entro? Assolutamente zittirti. Siccome ho fatto diversi interventi, magari sto rubando platea a qualcuno che magari ha altre cose interessanti da dire. Io volevo soltanto focalizzare l'attenzione sugli scenari futuri che si vanno a paventare, perché secondo me tra questi c'è, oltre al Sole che si arrabbia nel 2011 che potrebbe dare una sdraiata, lo dice la NASA e lo dicono altri studi. No, io ho letto la pubblicazione della NASA, non è vero. No, allora ho delle informazioni. Sì, sì, no, vabbè, ci sono comunque altre cose che potrebbero andare a intaccare lo status sociale, però è una mia percezione. Che c'è una via di cambiamento molto pesante, lo si nota ogni giorno. Io volevo far presente una cosa del genere, insomma, non è che andavo nello specifico per le nozioni che io ho, però certo non voglio. Sarà 2011 o 2012, ma. Qualcosa penso che impento la bolla, comunque mi fermo qua, grazie tante. No, sono assolutamente d'accordo che qualcosa bolle in pentola. Ed è il motivo per cui... Sì, un secondo. Scusa, sei? Virgilio, aspetta, ti metto perché ci sono tipo 10 persone. Allora, Sirio, fai un intervento veloce, poi passo con gli altri. Vai. Ciao, volevo dire una cosa. Mi sembra che fino adesso si sia parlato un po' troppo in linguaggio politichese. Okay, noi qui non siamo per niente interessati a questa cosa, noi cerchiamo di mettere in piedi una cosa basata sul metodo scientifico, non c'entra niente la politica con noi. Tutte le possibili iniziative che ho sentito finora di fare qualcosa a livello concreto, non, a parte che non mi sembra il momento adatto, per i motivi di cui si sono anche discussi, ma sono tutti discorsi e iniziative che riguardano che vengono fatte in maniera prematura. Il cambiamento deve essere un cambiamento mentale inizialmente. Noi non possiamo permetterci, a mio parere, non possiamo permetterci, a mio parere, di poter mettere in piedi qualcosa di concreto senza che non si sia fatto un cambiamento mentale. Ok? Dobbiamo riuscire a focalizzare l'obiettivo, ok? Per focalizzare
e anche pensare che sia possibile. Questo è già stato fatto da Jacques Fresco, da Joseph, ed è una cosa già stata realizzata, quindi sappiamo che è una cosa possibile, sappiamo che la scienza ce lo permette, sappiamo che la tecnologia che abbiamo già ce lo può permettere. Quello che non abbiamo è la coscienza mentale di questo cambiamento, ed è basilare a mio parere questo punto, ed è proprio questo quello che noi dobbiamo raggiungere. Senza questo, tutto quello che ci viene in mente, tutto quello che possiamo pensare è completamente inutile. Un'altra cosa, ipotizziamo che si possa fare effettivamente un Venus Project nella società attuale. Questo qui può, che sicuramente, come diceva Federico prima, crollerà, cioè è molto probabile che questa cosa qui venga abbattuta, ma dagli stessi governi, dalla stessa economia, cioè attualmente non possiamo permetterci una cosa del genere, quindi tutte le ipotesi che possiamo fare adesso sono sbagliate. Le tecnologie costano, di conseguenza fanno parte del progetto, di conseguenza. Certo, ma quello che manca comunque, cioè potrebbe anche funzionare, ma quello che manca senza il cambio mentale non reggerebbe. È proprio questo il punto fondamentale. Cos'altro potevo dire? Cioè, un'altra cosa c'è da dire, secondo me, è molto importante. Questo progetto è appena nato. Nella sua fase iniziale sicuramente non riusciremo a percepire i cambiamenti concreti della faccenda. Siamo ancora pochi. È un numero veramente ristretto, pensato globalmente, ok? Una curva esponenziale, ce l'avete presente una curva esponenziale? Sapete tutti più o meno? Fai un disegnino di una curva esponenziale. Ok. Aspettami un secondo. Questa è una curva esponenziale, essenzialmente. Immaginate che noi siamo... Me l'hai fatta un po' troppo... Va bene. Posto di un logaritmo. No. Ok, immaginate che questa qui sia il tempo che noi passiamo nella nostra vita. Cioè, qui siamo noi adesso. Nella fase iniziale del progetto non vedremo i cambiamenti, perché comunque è abbastanza... come si dice? Cresce poco. Man mano che il tempo passa e che riusciamo a condividere queste idee, riusciamo a fare il cambio di mentalità, questa cosa qui prenderà sicuramente un sopravvento, ma molto forte a mio parere, ma non inizialmente. Quello che dobbiamo fare inizialmente è il cambio mentale. Non c'è mai stato un momento migliore che adesso. Ma sono d'accordo, cioè il momento è favorevolissimo. Non possiamo permetterci di fare discorsi concreti come quelli che sono stati qua fatti fino adesso qui, a mio parere. Un'altra cosa, che adesso mi è sfuggita. Ah, certo, volevo dire un'altra cosa. Adesso noi, all'inizio di questa seduta, volevamo far vedere un filmato, che era fondamentale. Molte delle persone che sono qui hanno una conoscenza relativa del movimento, gli mancano molte informazioni, e tutti i discorsi che si possono fare adesso sono carenti di queste informazioni. Qui il filmato che avremmo fatto vedere sarebbe stato esplicativo, abbastanza almeno, e purtroppo per motivi tecnici non abbiamo potuto farlo. Avremmo potuto fare sentire solo l'audio, però la traduzione in italiano è ancora, cioè il doppiaggio non è completo, è ancora in corso, e quindi so che non tutti sanno l'inglese madrelingua e quindi non l'avreste recepito tutti quanti. Purtroppo è stata una cosa che mancava. Con questa sarebbe funzionata molto meglio la discussione, sicuramente. A metterla sul sito da scaricare? No, c'è già. È già disponibile sul sito. Già da mesi. Ogni mese. Quella però non è doppiata. C'è con i sottotitoli in italiano, ma da mesi, da mesi. È una cosa disponibile già sul sito da molto tempo. No, il problema è che tutti i discorsi che stiamo facendo qui sono carenti di queste informazioni. E sono fondamentali per poter fare... Sì, però se ci mettiamo a parlare in linguaggio politichese... Non otteniamo nessun risultato, stiamo parlando per niente e continuiamo a parlare per niente. Cioè, senza le basi della discussione. No, non è una discussione, cioè non è che ho tolto le basi della discussione, ho solo spostato le basi della discussione. Sono già tre volte che dite, ma i fondamenti stanno sul sito, allora non c'è qui la base della discussione. Mi sembra che molti... Ah, ok, certo, sono d'accordo. Ed è questo il punto fondamentale. Purtroppo non siamo riusciti a mostrare il video che volevamo far vedere. Ecco, sì, questo manca il fondamento. Allora, diciamo, la conoscenza è continua.
Io la... No, però aspetta, parlate al microfono sempre per lo stesso discorso.